Quando c'è il mollicone, c'è il mollicone. Quando c'è la mollica, prendiamo la mollica. Questo, riferisce il sindaco di Melilli Giuseppe Carta a un imprenditore durante una conversazione avvenuta nel suo ufficio al Palazzo Comunale, senza sapere che quel dialogo fosse intercettato dai poliziotti del commissariato di Priolo. Per gli inquirenti si tratta di un discorso emblematico per fare comprendere che in base ai lavori da realizzare, relativi importi, bisognava accontentarsi. L'operazione è stata denominata Murdica ed è finito agli arresti domiciliari. Come sapete, il primo cittadino melillese per il quale il GIP del Tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, ha ipotizzato diversi reati, come quello di associazione per delinquere, falso ideologico, abuso d'ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità, corruzione e turbativa d'asta. Sotto la lente di ingrandimento del PM Tommaso Pagano sono finiti anche alcuni appalti per lavori pubblici e forniture di servizi al comune di Melilli che sarebbero stati gestiti illecitamente. Nell'operazione è stato coinvolto anche il sindaco di Francofonte, Daniele Nunzio Lentini, accusato di falsità ideologica e turbata libertà degli incanti, reati consumati nella precedente funzione di vice dirigente del secondo settore del comune di Melilli. La tecnica utilizzata spesso era quella dello spacchettamento delle gare d'appalto per ridurre la soglia dei 40.000 euro ed evitare la complessità delle procedure, oltre ad avere un controllo maggiore dell'affidamento degli appalti. Il magistrato definisce pittoresco il caso della gara per una realizzazione dell'illuminazione pubblica di una strada. Per ridurre l'importo dell'appalto era stato escogitato di procedere dapprima con l'affidamento dei lavori limitati a una curva e poi con quello relativo alla pianificazione del rettilineo. Opera che per vari motivi non è stata realizzata. Una vicenda condita di pizzini, interventi di manutenzione con fattura artificiosamente gonfiata e l'affidamento del servizio di trasporto degli alunni a una ditta che non disponeva dei mezzi di trasporto adeguati. Per i due sindaci è scattato il provvedimento di sospensione disposto dal prefetto di Siracusa Luigi Pizzi, che ha applicato alla lettera la legge Severino.